Buongiorno, buon lunedì, ben ritrovati. Sì, quando abbiamo visto Silvia Romano scendere dall'aereo con quell'abito, siamo rimasti spiazzati, ce lo siamo chiesti tutti, no? Perché? Che cosa vuol dire? Negarlo sarebbe davvero ipocrita. La risposta ce l'ha data lei. Adesso mi chiamo Aisha e mi sono liberamente convertita all'Islam. La storia potrebbe finire qui, la conversione naturalmente è un fatto privato, in quel liberamente ci sono secoli di cultura occidentale di cui noi andiamo fieri, la cultura della libertà. E seppure nel profondo non fosse una scelta libera, resterebbero fatti suoi. E allora perché quell'abito ci ha così turbato? Perché rivela il nostro nervo scoperto, istintivamente vediamo in quella fede, nei suoi simboli, altro da noi. E l'altro, il diverso, fa sempre paura. In questa storia però ci sono anche i fatti nostri, c'è l'eterno dilemma, i riscatti vanno pagati, così salviamo vite, ma aiutiamo i terroristi ad uccidere ancora. E chi va in Africa ad aiutarli a casa loro, per intenderci? È una persona coraggiosa e generosa o uno sconsiderato e imprudente? Sono domande che da ieri si fanno in tanti, ma così rischiamo di dimenticare che Silvia, anzi Aisha, è prima di tutto una ragazza italiana di 24 anni, vittima di un durissimo rapimento che è durato 18 mesi, che ha avuto paura di morire e che ora è felice di riabbracciare la sua famiglia. Ed io devo dirlo, sono felice con lei. Parliamo di tutto questo stamattina.